Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera torniamo a parlare di sociale, dopo che il 31 maggio è finita per il momento l'esperienza della Casa delle Culture, nonostante le tante richieste che erano arrivate all'amministrazione comunale, una scelta che già l'assessore Tanti ci aveva più volte spiegato e lo farà probabilmente anche questa sera. Benvenuta e bentornata. Buonasera. All'assessore Lucia Tanti. Non parleremo ovviamente anche solo di Casa delle Culture, ma faremo un discorso anche più generale sul sociale, anche in compagnia di Barbara Bennati, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. E poi rappresentanza delle associazioni 17 che erano all'interno della Casa delle Culture. Saluto Giuseppe Cirinei del coordinamento che le riunisce. Buonasera, buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, io partirei subito da questo servizio di Greta Settimelli, che è andata lì proprio nel giorno della chiusura e dove insomma si respirava anche un po' di commozione, come potete vedere. Chiude la Casa delle Culture oggi. Quanto aperto? No, mai più. Impossibile. Mi piace, che hai speranza. Io mi piace. Intanto partiamo dalle emozioni, quali sono quelle che vivete oggi? È una giornata molto triste e ci rammarica vedere comunque la struttura così vuota. E oggi è proprio una giornata spoglia di persone di... E poi siamo proprio in fase di trasloco, quindi le ultime ore si percepiscono. Sapete dove andare adesso? Non so dove andare, non so dove trovo, non so. Servizi che secondo te verranno a mancare e che si sentiranno di più, quali sono? Sicuramente dopo scuola. Sono tanti bambini che in questi anni vengono insomma, due volte a settimana per tutto il percorso scolastico, i corsi di lingua italiana, perché ancora comunque non si è trovata una nuova collocazione a un'altra struttura. Quello che a me fa veramente, mi deprime vorrei dire, per non di peggio, è questa assenza di interesse, questo silenzio e questa mancanza di risposte che l'amministrazione ha dato, perché come diceva prima Anna, il perché. Non c'è un perché, se non una rabbia politica che porta solo a distruggere qualcosa che forse invece aveva anche dei pregi. Senti, quante sono le associazioni che oggi praticamente sono senza casa? Siamo su una decina, dai, 10-15 associazioni che ormai per ora insomma non hanno destinazione. Voi dite non c'è stata una spiegazione, l'unica che forse velatamente è stata data è una ragione economica. Io mi sembra di ricordare che il sindaco disse costa troppo. Le associazioni all'interno del comitato si erano rese disponibili a una trattativa anche da questo punto di vista, comunque sia riaprire un bando con cifre differenti. La regione era disponibile anche a un finanziamento, almeno in parte, di tutto il progetto Casa delle Culture. Non c'è stata la volontà. Cosa si mette dentro queste scatole? Dentro queste scatole si mette tanti bei ricordi, tanti volti di persone che comunque si sono rivolte a noi, si sono trovate bene e sono tornate durante questi anni. Ripartiamo da una delle domande, che poi è una domanda molto semplice che è stata posta. Perché il Comune ha deciso, l'amministrazione ha deciso di superare questa esperienza? Perché riteniamo che Fraternita possa fare lo stesso servizio in maniera per noi più adeguata. Del resto non si è interrotto nulla, il 4 di giugno che era lunedì la parte informativa era già adeguatamente presente a pochi metri dalla Casa delle Culture, negli uffici che erano dell'ufficio sport e che a sua volta, a loro volta, erano stati dedicati proprio allo sportello informazione con la Giunta Lucherini. Abbiamo ritenuto che Fraternita, che è il soggetto che in qualche modo ha come competenza propria, direi quasi secolare, di dare risposte ai nuovi aretini e alle persone che hanno bisogno di avere delle indicazioni, potesse assolutamente svolgere questo compito. Peraltro lo sportello gestito da Oxfam stava aperto 34 ore, più 10 di forfettari, diciamo così, non aperti al pubblico ma di lavoro. Con Fraternita abbiamo raggiunto un accordo di uno sportello che sta aperto 50 ore settimanali, quindi solo più ore, di cui 10 non forfettarie ma calendarizzate di lavoro da parte degli operatori, quindi questa per la parte della informazione.
Per la parte invece delle lezioni di italiano, alle quali siamo fortemente legati, Fraternita farà lo stesso servizio, lo farà negli stessi locali, quindi a pochi metri da lì, e per quanto riguarda il doposcuola, avendo e risottolineando la disponibilità con tutte le associazioni, abbiamo già stretto con una delle associazioni che erano presenti nella Casa delle Culture, faranno doposcuola da settembre presso la Casa di Ritta, anzi meglio mi piace più chiamarlo Spazio Famiglia, il martedì e il venerdì dalle ore 15 alle 18. Ecco, la Fraternita ha personale sufficiente per svolgere questi servizi? Assolutamente sì. Allora, questa è la risposta dell'amministrazione comunale, vado da Barbara Bennati, che cosa non vi convince di questa risposta? C'è stato un lungo dibattito sia in consiglio comunale, diciamo così, con aperto anche alle varie realtà associative che lavoravano, ma anche nelle varie commissioni. Ci ha, almeno personalmente, un po' sorpreso l'atteggiamento ondivago, lo stesso primo rettore che conosciamo tutti in città, conosco anch'io personalmente, dove nell'agosto dell'anno scorso era intervenuto nel dibattito che era nato soprattutto da alcuni consiglieri di Forza Italia rispetto alla inopportunità da parte della Fraternita di gestire centri di accoglienza per migranti. E lui in maniera appunto molto fiera e determinata, con orgoglio, aveva sottolineato come questa fosse una delle attività che di fatto caratterizzavano l'aspetto, diciamo, di solidarietà secolare che ha da sempre contraddistinto questa istituzione. Purtroppo però poi nell'aprile appunto di quest'anno si è letto nei giornali che la Fraternita aveva deciso di non partecipare più al bando biennale che la prefettura emana proprio per la gestione appunto dei migranti. Quindi già questo atteggiamento ondivago ci ha un po', diciamo così, sorpreso. E anche la modalità con cui si è arrivati a questa decisione è altrettanto, diciamo così, particolare, nel senso che la data comunque di scadenza della convenzione con cui l'amministrazione aveva affidato la gestione di questi servizi ad Oxfam era nota, il 31 maggio. Però tutto il percorso con cui si è arrivati a questa decisione è stato un percorso davvero frettoloso. Poco è stato anche il tempo, a mio avviso, dedicato al confronto con le associazioni, alla progettualità che poteva essere cambiata, mutata, trasferita, anche perché è bene ricordarsi che in Fraternita il personale esiste, avrà sicuramente dei curriculum qualificati, però l'esperienza su questo particolare settore dell'informazione, ma poi c'è anche un'altra area di intervento che è stata appunto affidata alla Fraternita che riguarda il sociale, di fatto l'esperienza è nulla. E quindi questo ci ha preoccupato, e nel dettaglio poi io leggevo la delibera con cui la Giunta appunto lo scorso 31 maggio ha deliberato appunto questo affidamento alla Fraternita. C'è una discrepanza rispetto ai dati un po' che annunciava l'assessore, nel senso che rispetto ad Oxfam mi risultavano appunto 36 ore settimanali con una copresenza di due persone, e la Fraternita avrebbe ad oggi 20 ore alla settimana, con un costo pressoché analogo, ma con un servizio inferiore. Ecco, anche rispetto ai costi vorrei precisare un aspetto, sono costi analoghi, e mi ricordo il, diciamo, clamore e, diciamo, il tenore di certe affermazioni di alcuni consiglieri sull'esageratezza del budget con cui era stato affidato il servizio ad Oxfam, cifre esorbitanti che non avevano ragion d'essere, e che oggi invece si dà atto che questa tipologia di servizi richiede comunque un investimento economico importante e comunque necessario, ma che deve essere svolto in maniera adeguata, con competenze che purtroppo quelle che esistevano con la vecchia, diciamo, convenzione ora non saranno più utilizzate,
una realtà nuova si affaccia, ma in maniera veramente repentina, senza una riflessione, un confronto che a mio avviso poteva essere fatto, visto che la scadenza era nota e certa e che si poteva pertanto in un certo senso anche accogliere istanze che oggi sono rimaste fuori, sono escluse, a danno di tutta una città, perché comunque erano delle competenze che potevano continuare ad essere al servizio. Allora, sentiamo sollievo che vedevo che scuoteva il capo l'assessore. Sì, perché il costo è 88.000 euro. Fronte di 110.000 senza IVA, perché poi l'IVA è al 22, vale per tutte e due, e le ore sono 36 a fronte di 50. Quindi costa meno con più. Costa meno con più. Sì. L'altro dato, ha ragione la consigliera Bennati, sul 31 di maggio, in realtà manca un passaggio, perché noi eravamo sempre stati convinti che la scadenza fosse il 31 maggio, ricordo un Pius, quindi deve stare in campo 5 anni. Poi però fu fatta un'istanza da parte del Partito Democratico chiedendo alla Regione di valutare se invece la scadenza non fosse novembre. Quindi noi siamo stati giustamente in attesa, un mesetto circa, non più, che la Regione ribadisse che la scadenza era il 31 maggio. Quindi la certezza sul 31 maggio in realtà era della Giunta dell'assessore Maggio. L'incertezza era un po' della minoranza che giustamente fece istanza per chiedere se era maggio o novembre. Quindi noi eravamo sicuri, voi un po' meno. Giuseppe, poi avevamo ragione, tant'è che la Regione ce l'ha ridetto. Allora, avete sentito insomma che cosa ha detto l'assessore Tanti e che cosa vi va di rispondere? Cosa pensano le associazioni? Sì. Ma in verità l'assessore continua a presentare la cosa riguardo ai servizi della Casa delle Culture, che venivano svolti nella Casa delle Culture e che in qualche modo sono stati affidati alla Fraternita e vengono continuati. Quello che non ha mai voluto capire il Comune, e neanche l'assessore penso, tutte le volte che ci abbiamo parlato, è che la Casa delle Culture non era una accozzaglia di servizi messi insieme. La Casa delle Culture era un luogo di incontro, un luogo in cui le associazioni e gli utenti hanno dialogato per 5 anni costruendo una rete di rapporti che ha cambiato anche le persone che la frequentavano. Noi che facciamo il doposcuola con i nostri ragazzi, abbiamo un rapporto con le famiglie, conosciamo le famiglie, conosciamo i ragazzi, ci sono stati scambi di ospitalità in casa tra famiglie italiane e famiglie straniere, cioè è un luogo di rapporti, ripeto, che si sono costruiti, non è semplicemente un'accozzaglia di servizi. Allora, l'accozzaglia di servizi si può ricostruire, questo è evidente, nessuno pensa che non si possano rifare servizi da sportello o servizi di corsi di lingua, ma il luogo di rapporti è stato cancellato, cioè il disegno della Casa delle Culture era questo, era quello di costruire un luogo in cui culture, esperienze di vita, provenienze diverse, lingue diverse si potessero incontrare, potessero parlare e potessero costruire una città migliore. Questo non si vuole, fa paura, perché si preferisce che la città sia guardinga, sia un pochino sospettosa gli uni nei confronti degli altri, perché questo serve a un certo determinato, a una certa determinata impostazione probabilmente politica. E allora la Casa delle Culture è stata chiusa e sono state portate 4 motivazioni, perché sono state dette le motivazioni, non è che non sono state dette, anzi fondamentalmente 3 ne sono state dette. Una, quella dei costi, è falsa, perché il costo della Casa delle Culture era di 110.000 euro l'anno, detto in vari articoli e comunicati dagli stessi consiglieri di Forza Italia e degli altri partiti di maggioranza. Va bene? 110.000 euro l'anno. Posso citare gli articoli dei giornali. Ha detto anche prima la stessa. 110.000. La delibera con cui viene affidato, con tutto il rispetto della Fraternita, contro, io tra l'altro sono amico del dottor Rossi, non ho nessuna ostilità nei confronti della Fraternita. Il costo però di affidamento del servizio alla Fraternita è di 107.000 euro, 106, 105, no, io 88, perché l'assessore ha detto 88 senza IVA e quelli di prima l'ha detti con l'IVA. No, 110, 130. No, 110 con l'IVA. No, è senza IVA. E 106 o 107, ora non ricordo, 105, comunque analoghi, il problema non è di tanto, non è sostanzialmente analoghi, con un servizio che nella delibera è scritto 4 ore giornaliere per 6 giorni alla settimana lo sportello, quindi se per 4 fa 24, poi se sono 50 non lo so, però se per 4 fa 24, e quindi il problema dei costi non è quello reale. Non è stato quello reale. Poi è stato detto il problema dei luoghi, di trovare gli spazi per l'università,
per i poli universitari, ma anche questo ce ne sono, si possono trovare sedi diverse. Poi è stato detto una cosa molto più importante, soprattutto da parte dell'assessore. In questo, diciamo, gli do anche il merito di essere stata chiara in questo. Cioè, ha detto che l'amministrazione comunale voleva riappropriarsi, giustamente, l'ha detto anche stasera, giustamente, voleva riappropriarsi della direzione, insomma, della gestione, della direzione delle attività per l'integrazione, per i rapporti con la città, eccetera, eccetera, e non delegarle. Benissimo. Ma con la Casa delle Culture lo poteva sempre fare, era la sua, era del comune la Casa delle Culture. Esisteva un gruppo di coordinamento delle associazioni, un tavolo di coordinamento delle associazioni che si riuniva periodicamente con l'amministrazione comunale. Ha funzionato per anni. Ci dobbiamo fermare un secondo, e c'è la pubblicità e ripartiamo. Allora, adesso facciamo rispondere l'assessore Tanti e poi... Posso finire? Sì, questo concetto, c'è un ultimo punto. Perché sì. Questo era importante. Questo tavolo di coordinamento ha funzionato per anni, va bene? E si discuteva lì le cose da fare dentro la Casa delle Culture. Ci sono stati, io ricordo, di almeno gli ultimi 4 tavoli di coordinamento con l'assessore Barbara Magi, che era l'assessore all'integrazione, comunque incaricata delle Case delle Culture, in cui le associazioni hanno chiesto all'assessore: ci dica per favore quali sono le linee che il Comune vuol portare avanti, quali progetti preferisce che si sviluppino, che cosa preferisce che si faccia. Ho testimonianze su questo di tutti quelli che erano presenti. L'assessore del Comune non ci ha mai risposto una parola, ha sempre detto soltanto che voleva e che lei era lì per far sì che fosse rispettato il capitolato di appalto. Basta, non c'è stato mai detto altro. Quindi okay. Quando voleva poteva riappropriarsene e fare le cose. No, l'ha voluta chiudere e questo purtroppo rende la città più povera, come è stato detto. È andata così? No. Insomma, si può avere opinioni diverse, no? Culture. Ci mancherebbe altro. Perché sennò poi mi preoccupo, perché questo atteggiamento così ideologico, allora se era il medesimo, fatto proprio bene. Allora, ora tocca a me. Dopo. Allora, a proposito di ideologia, dopo. Sì, è logica di un'idea. Riappropriarsi di un servizio significa anche affidarlo a quel soggetto che si ritiene che abbia più competenza e migliori strumenti. Noi possiamo anche sbagliare, ma riteniamo che Fraternita svolga e possa svolgere questo servizio in maniera più propria e più vicina a quello che è il nostro modo di sentire. Punto primo. Punto secondo. Siete stati informati ampiamente circa il fatto che noi volevamo cambiare questo modello, perché l'assessore Magi su questo è stata chiarissima. Nella nostra testa possiamo aver torto o ragione, però al momento quello che pensiamo è realtà di governo. Fraternita è il soggetto adeguato per svolgere questo servizio e abbiamo il diritto, una volta che si è compiuto il percorso dei 5 anni, di ripensarlo come riteniamo giusto fare. Poi non è detto che si debba essere d'accordo, per carità, però da qui a dire che o Oxfam o il vostro modello o tutto è sbagliato, forse è un atteggiamento, come dire, un po' criticabile. Noi riteniamo che Fraternita, per la storia che ha, per l'orientamento che gli vogliamo dare, per averla, intendiamo riportarla dentro al grande abbraccio dell'amministrazione comunale, possa essere un soggetto che svolge questi servizi. E abbiamo affidato a Fraternita. Avevate un contratto di 5 anni, avevate, Oxfam aveva un contratto di 5 anni, è scaduto, sta a noi rimodularlo, l'abbiamo rimodulato come abbiamo ritenuto. Punto. Sentiamo Piero. Sì, dunque, purtroppo queste diatribe, diciamo, che non sono quelle che magari la gente che io sono qui a cercare di rappresentare non le capisce più di tanto, no? Perché chiaramente la gente vuole sempre di più che siano fatte delle cose, che vengano fatte nel modo migliore, che quindi diciamo che si lasci da parte le solite chiacchiere, diciamo, che vengono fatte appunto da posizioni contrapposte, e quindi ecco, e quindi diciamo che si va al sodo, ecco. E quello che la gente dice, appunto, è che a un certo punto ci deve essere un modo per cercare di creare un po' di integrazione, perché questa gente che è arrivata e che è qui
chi da più anni, chi da meno, chi sta arrivando, e quindi devono avere un'integrazione. Perché? Perché non si disperdano poi in giro e quindi che vadano a come succede, come succede purtroppo, e che vadano appunto a, in posti dove avviene spesso un'integrazione diversa, perché poi dopo se Casa delle Culture alla fine diventa Campo di Marte, non so, insomma, no, per dire, quindi mi sembra che sia, ecco. E quindi ecco, quello che alla gente interessa è che il lavoro venga fatto in un modo serio e che venga fatto appunto. Io per quello che ho seguito, quel poco diciamo che si segue dall'esterno, e la Casa delle Culture sembrava che c'era un certo rapporto, però ecco, quello che credo che debba essere chiesto è che questo diciamo, lavoro che era stato fatto, che era stato, sia e debba essere continuato appunto da chi sostituirà, in questo caso diciamo chi aveva prima. Poi ecco, diciamo che ognuno di noi dovrà essere il controllore, diciamo, no, di quello che avviene, di quello che succede, di quello che e quindi ecco che vada ora su chi e come debba diciamo gestire questa cosa. Io non ne sono diciamo capace di saperlo, insomma, no? Però ecco, secondo il mio punto di vista, l'importanza è che da parte di quello che sento dalla gente è che questa cosa venga, e anzi diciamo semmai debba essere incrementata, perché purtroppo noi vediamo che sia per ciò che è avvenuto, per questi centri così di accoglienza, queste cooperative che accolgono eccetera eccetera, che poi dopo, secondo il mio punto di vista, certe volte l'ho sempre detto, e qui c'è stato chi è che è venuto e l'ha detto, che sono poi dei business, e quindi ecco, e quindi che questi business siano sempre business, perché chiaramente nessuno fa niente per niente, però ci debba essere diciamo qualcosa che poi lo prevede anche la legge, per dire, lo prevede anche quello che c'era, come che debbano essere seguiti e non lasciati così come cani sciolti, che poi dopo si vede che quello che succede è quello che avviene. Quindi ecco, la gente è stufa di questo, è stufa che avvengano, perché purtroppo non possiamo domani cancellare tutto ciò che è avvenuto in 20 anni o dalla legge Bossi-Fini e tutto proseguendo, poi cancellare in un attimo ciò che è avvenuto. Quindi noi abbiamo tanta di questa gente, io sto in un ambiente diciamo che dove abbiamo oltre il 20% diciamo di Saione, quindi c'è oltre il 20% di diciamo di extracomunitari, e quindi ecco lì bisogna cercare che le istituzioni, quindi le amministrazioni, le istituzioni tutte insieme, si cerchi di integrare questa gente, perché se no chi lavora, chi ha tutti i giorni da fare, alla fine si stufa, perché chiaramente chi diciamo gestisce un commercio, chi gestisce un'attività, che tutti i giorni è costretto a pagare le varie tasse, poi a un certo punto vuole che le cose funzionino, non tutti i giorni che si trova la rissa e gli ubriachi davanti, eppure. Quindi mi leggo a quello che diceva Piero Franchi, proprio anche poi ovviamente Lucia Tanti si inserisce come crede. La Casa delle Culture che impatto aveva proprio su questo discorso che faceva Piero, cioè della, non solo dell'integrazione ma anche come presidio diciamo di prevenzione di comportamenti magari ai margini? Aveva un ruolo secondo lei? Ma questo nessuno lo nega, rimane il fatto che per esempio ci siamo trovati, a me non è capitato personalmente ma ad altri sì, nel conferire cittadinanze dove la persona che riceveva la cittadinanza italiana non era in grado neanche di leggere due righe della Costituzione, e persone che invece dicevano di avere insomma frequentato, seguito, ora saranno casi sporadici ma ce n'è capitato più di uno. Uno dei punti che diceva Piero io condivido fortemente, quello della integrazione che passa attraverso la conoscenza, il rispetto delle regole che per rispettarle vanno conosciute. Noi nell'accordo con Fraternita abbiamo messo nero su bianco
che chi partecipa alla scuola di italiano, quindi agli elementi minimali della lingua italiana e di educazione civica, gli sarà rilasciato un attestato dove verrà scritto quante ore hanno frequentato e che cosa hanno effettivamente compreso, quindi qual è il loro bagaglio di cultura, che non è soltanto un dovere ma è anche un diritto. Allora, su questo, e qui mi rallaccio a quello che si diceva prima, cioè noi come amministrazione vogliamo esserci dentro a questo processo, non fuori. L'accusa che, come dire, non le davamo importanza a questo settore cade da sé, ci investiamo, però riteniamo di investirci in maniera dove questa amministrazione è parte in causa e riteniamo di farlo con fraternità. Tutto qua. Ecco, vado di nuovo a Giuseppe Pangiolini, questa accusa, tra virgolette, ovviamente. Ma no, di una ideologia, diciamo, nel difendere, cioè posizione ideologica nel difendere la Casa delle Culture. Sì. No, ovviamente ognuno può dire quello che vuole, non c'è nessuna ideologia dietro, o meglio, c'è un'ideologia, del difendere una struttura non per partito preso nei confronti di un modello, ma di una struttura che in questi anni ha consentito di realizzare una serie di esperienze che faceva la domanda, dice, ma la Casa delle Culture quanto ha influito? È chiaro che non si può fare un numero su questo, no? Questo mi pare evidente, però sicuramente ha influito la Casa delle Culture era vista dalle persone che la frequentavano, dagli immigrati che la frequentavano, dagli stranieri, come la struttura amica del comune, tant'è che l'ho detto anche altre volte, mi dispiace anche ripetermi, ma le persone che venivano lì ai servizi, ad esempio i genitori di quelli che venivano al doposcuola, dei ragazzi che venivano al doposcuola, non dicevano si va al doposcuola dell'associazione, cioè si va al doposcuola del comune, perché quello era il comune, quindi era la faccia amica del comune nei confronti delle persone immigrate. Questo è importante per l'integrazione, è un fatto che influisce. E allora perché il comune si è sentito escluso? È questo che mi domando, perché, ripeto, la Casa delle Culture non era né della sinistra né di Oxfam, era del comune. La poteva prendere in mano, manipolare come voleva. Ci poteva mettere dentro chi fraternita. Voleva, la poteva far gestire dalla fraternita. Il problema è che è stato cancellato il disegno della Casa delle Culture per quello che riguarda il punto di incontro, la possibilità di trovare lì tante associazioni, tanti servizi che dialogavano insieme. Noi abbiamo dialogato con l'altra associazione Migrantes che faceva il che ora gli avete, penso si riferiva a Migrantes quando ha detto l'altra associazione che fa il doposcuola, credo almeno. Noi ci vediamo domattina dialogavamo con il gruppo che fa le letture, dialogavamo c'è una struttura bibliotecaria importante dell'UNESCO che veniva utilizzata dai ragazzi, si sono fatti corsi lì dentro, iniziative, feste da parte delle associazioni di stranieri, cioè tutto questo il comune se lo poteva gestire, se lo poteva tenere. E pensi che ora non si faranno più queste cose? Non lo so, questo nessuno me l'ha detto, mi è stato detto che la fraternità fa lo sportello, i corsi di italiano, i corsi di educazione civica, il doposcuola, almeno così è scritto nella delibera, adesso non ricordo qualche altra cosa di questo genere, punto. Io so solo questo, non so altro. E se li fa, chi li fa? Le facevano le associazioni, ma le associazioni adesso non hanno un luogo dove farlo, quindi può darsi anche, noi tenteremo di farle lo stesso, tutte le nostre attività, stiamo cercando i luoghi per farlo, non si fanno più nella Casa delle Culture, non c'è più questa struttura amica che consente di fare questo. Poi quanto questo ha pesato sull'integrazione? Ripeto, è il conto, questo non si può fare, sicuramente è stato un aspetto positivo. Dopodiché, ora non la voglio fare lunga, scusate, poi mi zitto del tutto, spero, ma dopodiché non si possono neanche però mettere insieme tante, l'immigrazione è una questione complicata. Se no ci si sta diverse ore qui a discutere, no? Allora, il 20% di Saione che dici te riguarda complessivamente gli stranieri, ma sì, poi dentro c'è tutto il problema dei rifugiati, che è tutto un problema a sé e particolare, che è quello che determina più difficoltà, quindi bisogna ragionarne in maniera articolata di questa questione, non se ne può ragionare. Lo faremo dopo la pausa, però. Ripartiamo, stiamo parlando di sociale, di Casa delle Culture, volevo sentire Barbara Bennati su questi ultimi punti che sono stati toccati. Sì,
anche diciamo da chi, dai telespettatori che insomma ci seguono, è evidente un fatto che comunque ecco, questa scelta non è stata dettata da una valutazione negativa di un servizio svolto, e questo è probabilmente quello che più irrita noi come opposizione, perché era un progetto che peraltro si combinava con un altro progetto, un'altra casa, un altro spazio, anche questo rifondato e diciamo così rinnovato con i fondi europei del PIUS, che è lo spazio famiglia appunto in via Garibaldi, la casa di Ritta. Quello che più dà fastidio forse è proprio questo, nel senso che non si entra nel merito delle cose, che vengono fatte le stesse, i servizi sono gli analoghi, si cambia registro, nel senso che si cancella un'esperienza, si cambia il soggetto senza che abbia, diciamo così, un'esperienza alle spalle in questo campo. E si perde appunto una ricchezza, un patrimonio, oltre che appunto fatto di relazioni, di esperienze positive per la città. E questo è semplicemente quello che diciamo volevamo difendere. E comunque ecco, credo che il contributo più importante, l'appello più importante anche rispetto a questa situazione, è che nell'azione dell'amministrazione non si perda di vista comunque le situazioni di disagio e di diciamo malessere che comunque ci sono in città. La Casa delle Culture era uno strumento, ce ne possono essere sicuramente degli altri, ma sicuramente non si può scendere sotto a quella soglia. E purtroppo invece ci sono alcuni campanelli di allarme che dicono il contrario, e cioè di una situazione anche sul sociale che dà dei segni di criticità e di forti tensioni. Ad esempio? Io anche in consiglio comunale più volte ho cercato di aprire delle finestre su degli scenari della città proprio per anche interpellare in senso costruttivo l'amministrazione. Una di queste finestre, ad esempio, viene dalle ACLI, che proprio nel mese di febbraio ha presentato anche a tutta la cittadinanza, ad esempio, un rapporto Arezzo negli scenari post-crisi, in cui si è analizzato ad esempio quella che è l'investimento e quindi il budget che l'amministrazione comunale destina al sociale. E in particolare sono state illustrate ed evidenziate la spesa sociale pro capite nel comune di Arezzo per le famiglie, per i disabili, per gli anziani, per i bambini. E è emerso una diciamo retrocessione, nel senso che un abbassamento dell'investimento rispetto a quella che è anche la spesa media nazionale e regionale. Nel comune di Arezzo si spende, e queste sono cifre, 84 euro, la media nazionale di 118, quella regionale 128. Quindi di fronte a situazioni comunque di criticità è fondamentale che il fronte diciamo, delle politiche sociali, del welfare e della coesione rimanga forte, stabile, anche perché quando si parla di coesione sociale, quando si parla di welfare, si parla di sicurezza, si parla di una qualità della vita adeguata, che non è fatta solo dal diciamo, benessere economico, ma è va di pari passo con anche il benessere sociale, che è fatto poi dai servizi che le istituzioni erogano. Questo dislivello, cioè intanto è realistico questo dato? Ne abbiamo proprio parlato alle ACLI quando fu presentato. È chiaro che qui c'è un'idea politica diversa, cioè noi riteniamo che politiche sociali non siano solo quelle che stanno nel capitolo delle politiche sociali. Noi facciamo politiche sociali anche quando abbassiamo la Tari. Cioè, la politica sociale non è soltanto un capitolo di spesa, e questo posso capire che da un punto di vista di politico ci sia un dibattito. Si fa politica di coesione sociale molto oltre il capitolo di bilancio. Si fa politica di coesione sociale anche quando non si alzano le imposte, anche quando si dà più possibilità di lavorare alle persone,
A noi non interessa avere il capitolo dell'assistenzialismo, cioè a noi interessa avere il capitolo della crescita. Una città che cresce nel turismo, che cresce nella cultura, che cresce nell'economia, una città che non fa balzelli, è una città che da un punto di vista di coesione sociale dà molte risposte trasversali. Il sociale è un trasversalismo, non è soltanto un capitolo di bilancio. Peraltro, un minuto fa si diceva che per le politiche di integrazione spendiamo più o meno la stessa cosa, quindi mettiamoci d'accordo. Allora, noi riteniamo, rispetto alla questione della Casa delle Culture, di aver dato una risposta opportuna ad un problema reale, o meglio, a un tema reale più che a un problema reale. E crediamo di averlo fatto con uno strumento che avevamo nelle mani, che era la possibilità di utilizzare Fraternita, che è un ASP, quindi è una realtà che è legata intrinsecamente all'amministrazione, diversamente da Oxfam, che è una realtà ovviamente autonoma, quindi non può essere considerata, perché non lo è, il braccio lungo dell'amministrazione, cosa che invece è Fraternita. Per quanto riguarda i servizi, li abbiamo garantiti tutti, forse nella delibera non c'è scritto delle feste, ecco, questo probabilmente è una cosa sulla quale siamo un pochino meno interessati, siamo più interessati invece all'attestato di frequenza della lingua italiana, questo sì, ed è una diversità e sulla quale mi ci spendo volentieri nel sottolinearla, insomma, voglio dire. Per il resto, è da la prossima settimana, da lunedì, che per esempio, grazie ad un lavoro fatto con gli assistenti sociali, questa è una città che non avrà più gli assistenti sociali con gli orari da ufficio, ma avrà gli assistenti sociali presenti presso lo spazio famiglia anche nei giorni pomeridiani nei quali non c'erano, perché avevano fino ad oggi il burocratico orario d'ufficio. Ora, l'assistente sociale non è un burocrate, fa qualcosa di diverso. E quindi, come dire, ci avviciniamo ad un'idea di coesione sociale che, questo sì, è vero, è diversa, però viva Dio, le diversità a volte si confrontano, a volte si scontrano, certo sempre si misurano, non ci sentiamo assolutamente secondi a nessuno, abbiamo un'altra idea, questo sì. Ecco, a proposito della Fraternita, nell'ottica della Giunta avrà sempre più funzioni, sì, nel sociale, e questo, diciamo, anche da un punto di vista, perché la perdita, tra virgolette, no, della partecipazione al bando chiaramente avrà delle implicazioni anche, diciamo, contabili a livello di entrate. Allora, c'è qualcuno che sostiene che quindi il comune deve compensare queste entrate affidando più servizi possibili alla Fraternita. È una malignità oppure no? Insomma, la Fraternita esiste da 800 anni, ora che si leghi la vita di Fraternita a, lo diceva Piero, io in parte lo condivido, una parte di business su un mercato che finalmente verrà sempre a diminuire per ragioni internazionali, per ragioni nazionali, cioè una realtà che è qui da 800 anni, ridurla ad essere un soggetto gestore di un flusso che ha un inizio e una fine, mi pare che sia poco dignitoso nei confronti di Fraternita. Certo è che noi su Fraternita abbiamo un progetto, che è quella di farne sempre meglio, sempre di più, e non solo Fraternita, perché lo faremo con il Fossombroni, perché lo faremo con Casa Tevelin, perché lo faremo con la Liotti, c'è già un tavolo di coordinamento, presto arriverà un'altra delibera su questo, prima di Giunta e poi di Consiglio, su un nuovo modo di argomentare, di relazionarsi al grande tema delle politiche sociali. Non si chiama così perché non si chiama così, ma siamo verso la terza fondazione. Dopo la Fondazione Cultura e la Fondazione Turismo sta nascendo un blocco unico di riferimento dell'amministrazione che si occuperà di politiche sociali, anzi di coesione sociale. Ripeto, si può non essere d'accordo, ma questo è il disegno. Sì, c'è una risposta. Sì. Si può essere appunto in disaccordo, ma si può anche evidenziare ancora una volta una contraddizione, nel senso che da una parte si parla di un'amministrazione che, a differenza del passato, cerca di gestire direttamente in proprio, dai servizi all'infanzia con l'assunzione di maestre al riprendere in mano con la Fraternita dei Laici servizi che prima venivano appaltati appunto ad Oxfam. Però dall'altro si sta man mano svuotando quello che da sempre è stata la caratteristica del Comune di Arezzo, cioè di un'istituzione che di fatto era una carrozza motrice diretta di tutta una serie di progetti oltre che di idee. E in questo caso si viene man mano a svuotare, nel senso che prevedendo un'area di intervento della Fraternita sul sociale si spoglia progressivamente una parte di responsabilità e di azioni dirette che prima venivano evidentemente gestite dal Comune. L'idea di una fondazione che si occupi del sociale significherà che
penso, diciamo, ormai anche l'assessorato al sociale di un comune non avrà senso, diciamo, di esistere. Accidenti. Quindi penso che, diciamo, il cambiamento, la rivoluzione sia importante. Probabilmente il fatto stesso che, e questa è l'altra finestra che magari aggiungo a quella precedente, la Caritas abbia presentato un resoconto sugli accessi, ad esempio, al dormitorio di San Domenico, in cui ha registrato circa 2.800 pernottamenti con una media di 24 utenti a notte. E il dato più eclatante, e che penso sia opportuno l'amministrazione prenda in considerazione, è che ci sia stato un raddoppio dell'utenza italiana rispetto agli anni scorsi. Quindi plauso sicuramente per aver fronteggiato l'emergenza freddo. Purtroppo l'emergenza abitativa è rimasta, perché il dormitorio è stato aperto da dicembre fino al 2 di aprile. È notizia di pochi giorni fa degli sgomberi esecutivi. Ecco, su questo abbiamo un servizio tra pochissimo, quindi ne parliamo. Sì, degli sgomberi, dico, ne parliamo. Ah, sì, sul resto, sul resto. Sì, sì. Finisco giusto. Degli sgomberi esecutivi, appunto, che l'amministrazione ha deciso di fare sugli immobili che, appunto, erano stati occupati in maniera illegale. Questo sicuramente è una risposta, però una parte della risposta, che non risolve il problema di quelle persone che di fatto si trovano senza nessun riferimento. Il dormitorio non è una risposta e un avvallare o promuovere i barboni o il mendicanti. È semplicemente una risposta civile che un'amministrazione dovrebbe dare in situazioni di emergenza freddo o in situazioni come quella attuale, visto che gli sgomberi e le occupazioni sono numerose, proprio per intercettare questi soggetti, questa popolazione che è in una situazione di marginalità e di esclusione, che non solo in questo modo si monitora, ma gli si dà un'opportunità di essere recuperata. Il dormitorio è una risposta civile ad un problema sociale che altrimenti si può trasformare in aumento della microcriminalità, in degrado di una città, e su questo non è questione di risposte differenti, è questione di non risposte che di fatto l'amministrazione è responsabile. Allora, su questo sì, possiamo rispondere dopo, volevo sentire un attimo Piero, perché poi abbiamo il servizio sul mercato. Dunque, il discorso è questo, si nota chiaramente le due diverse posizioni, diciamo, per quanto riguarda appunto intervenire sul sociale, no? Quindi ci sono proprio delle posizioni molto diverse, insomma, no? Di come affrontare questi argomenti. Ecco, quello che io penso è che abbiamo visto, diciamo, nel passato errori da tutte le parti. Ecco, quindi ora io dico, andando un pochino più avanti, no? Visto che si parla già che il nuovo governo sembra che abbia appunto detto che vanno spesi meno soldi per quanto riguarda questo discorso appunto delle accoglienze, appunto, quindi ecco, e le amministrazioni comunali che ruolo avranno se si diminuisce chiaramente, e io credo che almeno l'assessore Tanti conferma che loro vogliono invece investire, insomma, no? per dire anche sul sociale, insomma, ecco, cercare di organizzare appunto per dare risposte alla gente bisognosa. Però se da una parte il governo, che poi è sempre di quella parte politica, toglie delle risorse, toglierà delle risorse. Non è proprio la stessa parte. Eh sì, vabbè, insomma, lui è solo all'opposizione, lui nel senso, sì, vabbè, insomma, cioè, la realtà, sì, che rappresenta Lucia Tanti, c'è un amico al governo, c'è un amico al governo, penserà a quello che hanno necessità, sì, ecco, io penso che ci sarà bisogno appunto di molta attenzione da questa cosa un po' ingarbugliata, perché effettivamente è ora, diciamo che c'è una situazione un po' ingarbugliata, perché questa destra che avrebbe dovuto, per dire, prendere in mano la situazione, invece si è in qualche modo non spaccata, però appunto, come dice la Lucia, c'è un amico al governo, e quindi ecco, però questa cosa si capisce male, perché chiaramente io credo che lì il ruolo
che si dovrà svolgere, quello di dare risposte, e l'impressione invece che probabilmente tra quei comuni che non potranno darne più di tante perché magari gli verrà tolto delle risorse, e quindi ecco, cioè io la vedo un po' dura, insomma, no, questo amico al governo, insomma, è per dire. Quindi, un ruolo complicato. Un ruolo complicato. Pubblicità, ecco. Poi ripartiamo. Eccoci, allora, su questo, magari su quello che diceva Piero prima della pausa, diciamo delle politiche che si annunciano da parte del governo anche in chiave di immigrazione e i comuni, quello che si troveranno a poter fare. Però se posso fare un passo indietro. Sì, faccio, lo so che ci te, l'ho vista. Sul dormitorio, sì. Io un dormitorio invernale che sta aperto grazie ai volontari di Caritas, ma che sta aperto grazie anche ad un accordo con Polizia Municipale, che a breve si chiamerà Polizia Locale, per fortuna, e questo è molto importante per la sicurezza di questa città, e anche con un supporto della Polizia Privata che noi abbiamo utilizzato come amministrazione, oggi sta aperto in dei locali che sono dell'amministrazione. Nel 2015 non era così, non è una colpa ma è un fatto, cioè tutta questa importanza al dormitorio che ce l'ha perché qualcuno, ora mi dispiace dirlo, ma insomma io ho ritenuto che dovesse essere l'amministrazione a mettere il locale a disposizione e non essere positivamente a carico della Chiesa o solo di Caritas. Quindi questo è un fatto, ripeto, mi fa piacere che sul dormitorio invernale ci sia questo apprezzamento, devo dire che prima non c'era, e quindi forse come dire, lo prendo come una nota di merito, perché peraltro lo è. Rispetto invece alla questione degli sgomberi, lo abbiamo detto col sindaco, cioè non c'è solidarietà fuori dalle regole. Possiamo capire che il servizio non si sa, sì, di cosa parliamo. Vediamo, sentiamo Chiara Sandotti. Noi ci eravamo stati varie volte anche con un'altra trasmissione che facciamo adesso a Senso TV, e avevamo trovato varie volte segnali di presenze, addirittura che facevano pensare che ci fosse qualche minorenne, perché avevamo trovato delle, anche proprio degli oggetti, insomma, che si vedevano anche dall'esterno, o addirittura cibo per terra nei mesi scorsi. Allora, vediamo dopo lo sgombero. Abitavano in maniera del tutto abusiva all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo in via Pisacane ad Arezzo, nonostante un recente sgombero messo in atto dalla Polizia Municipale Aretina. Adesso il questore di Arezzo, Bruno Failla, ha emesso 6 fogli di via obbligatori dal territorio comunale e il divieto di farvi ritorno per 3 anni nei confronti di 2 donne e 4 uomini. Alcune settimane fa sul posto era intervenuta la Polizia Municipale, che aveva sgomberato l'area e denunciato il gruppo per occupazione abusiva di mobili pubblici, in quanto l'edificio è di proprietà del comune di Arezzo. La divisione anticrimine della questura, dopo aver accertato che alcuni dei 6 avevano alle spalle arresti per spaccio di stupefacenti nelle zone sensibili della città e che altri risultavano invece pregiudicati per altri reati, ha valutato la sussistenza dei presupposti di pericolosità e ha disposto così provvedimenti di allontanamento dal territorio comunale. In caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento, i 6 saranno successivamente denunciati all'autorità giudiziaria. Da tempo comunque i residenti della zona chiedono la riqualificazione dell'area. È una delle zone più belle, non dico una delle migliori, ma che se fosse recuperata con villette e giardini potrebbe rendere davvero graziosa questa zona, che altrimenti è fatta a mosaico. Era bello una volta, a miei tempi, era un bel locale. Perché si deve buttare via la roba così? Allora, intanto speriamo che, abbiamo chiesto proprio al sindaco durante Arezzo 2020 o 2020, come la volete chiamare, se avevano sciolto un po' i dubbi su cosa farci, ci ha detto che ci stavano pensando ancora, no? Sicuramente lui c'ha tanti, sa qualcosa di più, e, al di là che si prevede, sì, qualcosa di più, ma non ce lo dice. Qualcosa di artistico, comunque legato forse, ecco, a alcune delle cose di cui si era parlato. Voi avete detto, perché eravate stati sollecitati di dare una risposta di politiche sociali, voi avete detto, avevamo ragione, è una questione non da politiche sociali ma da forze dell'ordine. Cioè, tra l'altro il dormitorio, su questo
non avrebbe potuto nulla, perché, aggiungo io per fortuna, perché il dormitorio è un'accoglienza, il nascondiglio è un'altra cosa. Perché? Perché grazie a questo accordo fatto con Caritas già dal 2015, tutti quelli che vanno a dormire al dormitorio vengono registrati e i nomi vengono comunicati alla questura, perché, ripeto, c'è giustamente l'accoglienza, poi specialmente nel periodo di freddo, per chi non ha dove andare, ma dall'altra parte bisogna anche garantire che poi chi è ad Arezzo, perché dopo la notte c'è il giorno, chi è ad Arezzo non costituisca un elemento di rischio. Per cui queste persone che in realtà avevano deciso di impostare la loro vita in maniera non congrua rispetto alle regole, cioè che avrebbero potuto trovare nel dormitorio una soluzione, cioè si sta alle regole, se non ci si sta c'è i fogli di via. E quindi non è che avremmo risolto molto col dormitorio, probabilmente l'avremmo saputo prima se fossero venuti, ma certamente chi oggi ha un foglio di via è perché deve avere un foglio di via. Quindi le politiche sociali sono una cosa, le politiche di sicurezza e di rispetto delle regole sono un'altra. C'erano state, mi pare, 2 o 3, ora non ricordo, interrogazioni, mi pare, da parte di Marco Canieschi, vero? Su questo di Alessandro, ho sbagliato nome, Marco è un altro amico, sì. Alessandro Canieschi su questo, e io ebbi a dirgli tutte e tre le volte, tra l'altro la rivolta sia a me sia all'assessore Magi che al sindaco, quindi era plurale come interrogazione, che dentro le regole c'è solidarietà, fuori dalle regole non è possibile pensare che noi si possa fare politiche di accoglienza di questo tipo. Non a caso 6 fogli di via dimostrano che è così. Giuseppe Angelo. Se posso dire 2 cose, anche se non riguarda la Casa delle Culture questo, ma conosco bene anche il dormitorio, perché faccio le notti al dormitorio, quindi conosco la situazione. Il problema è che sicuramente è migliorato rispetto alla gestione, alla situazione precedente, quando dormiva nei locali di San Domenico di là. È ancora inadeguato come struttura. Una cosa seria, bisognerebbe organizzare una struttura diversa, perché la struttura con 20 letti contemporaneamente nello stesso posto crea comunque delle tensioni durante la notte, ma questo è un lavoro che bisogna fare in prospettiva. Il problema è che quello che diceva Bernati, il problema è anche fuori dall'inverno, che queste persone non sanno dove andare a dormire, al di là di quello che abbiamo visto lì nel servizio. Ora lì c'è l'aggancio perché sembra che erano spacciatori, quindi il discorso funziona, ma sono stati fatti sgomberi anche in situazioni dove erano delle persone che avevano occupato dei posti vuoti perché non sapevano dove andare a dormire, e questo è un problema reale, questo è un problema reale. E non si può dare la risposta al problema cancellandolo, dicendo allora, questi si mandano via, però il problema resta. E la questione abitativa dell'alloggio è importante anche fuori dai mesi, anche fuori dai mesi invernali. Questo lo voglio dire, perché anche le persone che frequentano nell'inverno, che ormai le conosciamo, l'incontro per la strada, non tutte, qualcuna ha delle soluzioni, ma alcune anche in questi mesi non hanno soluzioni. Quanti italiani ci sono? Ora i numeri non lo so, comunque sono diversi, su ogni notte, diciamo, sicuramente una buona metà italiana, almeno così, a occhio. Diciamolo anche tutta, ci sono alcune persone che pur non facendo atti, diciamo così, irregolari, hanno condotte di vita, per esempio quelli che bevono, perché poi bisogna, sì, scusate la brutalità, sì, però sì, il mondo è fatto di cose vere, io lo dico sempre, il libro cuore è il libro. Noi abbiamo alcune persone che hanno rifiutato di andare a Caritas piuttosto che in altri luoghi perché non intendono smettere di bere o di drogarsi. Cioè io non posso, poi se qualcun altro lo vuol fare, quando toccherà lui lo farà, io non posso pensare che l'accoglienza diventi un elemento che poi va a grattare la pancia all'insicurezza, perché la persona che beve, che si fa male e che può fare del male, non può trovare accondiscendenza da parte della pubblica amministrazione. Se la trova è un altro modello, vorrà dire che quando ci sarà un altro modello lo troverà. Sì, con noi le regole sono regole. Però vede, assessore, con le regole sono regole. La questione delle regole, sì, è una questione importante. L'unico problema è che viene sempre sbandierata quando si tratta degli ultimi, delle persone, perché questo è un paese, diciamocelo francamente, che non è che ha fatto delle regole la sua bandiera. Basta uscire, se si trova un marciapiede senza una macchina parcheggiata sopra, è un'illegalità grave. Perfettamente ragione. E quindi le regole sono mandate a quel paese. C'è l'evasione fiscale, che sappiamo tutti, le regole sono mandate a quel paese. C'è il lavoro nero, che sappiamo tutti. Quindi è un paese che ha fatto dell'arrangiarsi la sua cifra essenziale. E allora calcare
troppo sulle regole quando si tratta degli ultimi, forse diventa un pochino cattivista, ecco, secondo me è il problema. Un'opinione, ecco. Però ecco, noi siamo la medesima giunta che ha fatto un regolamento di polizia urbana molto stretto per quanto riguarda l'abuso di alcol, non per gli ultimi ma per i primi, perché si tratta di persone invece che non hanno nessun tipo di disagio economico, quindi si può non essere d'accordo sul concetto delle regole o anche fare un'interpretazione sociologica su quanto questo paese non le rispetti, però rispetto a questo una coerenza c'è, perché quel regolamento di polizia urbana è un regolamento che ha fatto nello scorso anno ad agosto discutere molto, ha suscitato molte polemiche, quando però si è convinti di fare una cosa si fa e si porta in fondo, anche se qualcuno ha il mal di pancia, ci dissero che eravamo proibizionisti, che la movida moriva quella sera, se deve essere una movida stupida benché muoia, dico io. Allora su questo siamo certamente un'amministrazione che fa delle regole un elemento di faro, questo sì, ma per tutti, vogliamo, non abbiamo il tempo di farlo adesso, però perché ci occupiamo poi dello spaccio, no? Di quella che è la parte chiaramente anche più fastidiosa e di alcune zone che sono insomma di predominio purtroppo di alcuni gruppi, tra l'altro proprio giovedì ne sono stati, cioè la notizia era di giovedì, poi probabilmente che l'arresto si riferiva qualche ora prima, i carabinieri ad esempio hanno arrestato un nigeriano e un giovane del GAM in due distinti interventi, uno a Campo di Marte e l'altro in via Varchi. È venuto fuori che erano pregiudicati, che dovevano essere, erano stati espulsi e che erano però ospiti di due centri di accoglienza in Val di Chiana. Quindi c'è il tema anche di come questi centri di accoglienza, da una parte giustamente per la loro attività ricevono contributi, però dovrebbero essere messi in condizioni, o dovrebbero farlo, no, di anche in qualche modo impiegare il tempo di queste persone. Come diceva Cirino, le regole purtroppo in Italia valgono solo, esatto, state così. Però c'è l'altro, diciamo anche che e questo così si ricorda l'amico che è al governo, diciamo anche che rispetto a quel flusso di persone che arrivano nel nostro paese, come in altri paesi peraltro un po' meno, aggiungo, solo alla fine un 3% ha veramente lo status di rifugiato politico, un 97% no, quindi il fatto di insomma mettere chiarezza tra chi ha diritto di venire qua e chi insomma forse ne ha un po' meno, credo che sia invece un buon contributo che si porta ai comuni, perché poi fatto il totale 100, se 3 hanno diritto a starci, 97 no, quei 97 dopo sono qui. Sì, sì. Ecco. E c'è però l'aspetto preoccupante, perché questi fanno, diciamo, da smerciano la droga, ma di droga quindi arriva veramente tanta, a prezzo probabilmente anche basso. Anche perché basso. C'è chi la consuma. Chi la consuma? Questa è la domanda, perché mi preoccupa un po' di più. Cioè, e spesso non è il nigeriano. No, probabilmente non sono gli ultimi qui a consumarla, sono fasce abbastanza... Ma anche al nigeriano c'è chi gliela dà. Esatto. Sì, sì, cioè, i livelli superiori non vengono quasi cioè, fuori. È tutto un giro che... Sia dei consumatori che fatto dai nigeriani. No, appunto. Probabilmente c'ha la pelle bianca quelli che fanno il giro. Una riflessione quindi rispetto a un disagio che comunque non viene arginato solo perché ci vuole anche il rispetto delle regole. L'ordinanza anti-alcol benvenuta, ci sono le associazioni di categoria che si sono adoperate per sensibilizzare appunto i commercianti in questo senso, le scuole hanno fatto la loro parte. C'è però un'azione, e qui purtroppo, malgrado la sollecitazione fatta di costituire anche una cabina di regia che possa in un certo senso intercettare queste forme di disagio, perché la repressione è una risposta, con questa repressione però non si risolve il problema. È proprio cronaca di questi giorni, rivolta Madonna del Prato, stop baby bulli. Cioè, non mi sembra che la risposta fino ad oggi fornita dall'amministrazione sia sufficiente anche sul problema dello spaccio della droga a capire quale è il motivo per cui giovani, giovanissimi diventano spacciatori e fruitori. Abbiamo dei dati del CERT preoccupanti. E infatti abbiamo fatto insieme al CERT, al dottor Becattini, insieme alle categorie, come ricordavi, insieme al forum delle famiglie, insieme ad alcune associazioni giovanili, il nostro codice etico, che il nome è un po' appunto moralistico, però non ce n'è venuto uno meglio, però sta di fatto che si affianca a una politica di
una repressione sembra esagerata, ma insomma di attento controllo sulle regole, una politica di sensibilizzazione. Però io sono anche per le parole semplici, c'è sì e c'è no, c'è il giusto e c'è lo sbagliato. Chiediamoci anche, ma questo non dipende da noi qui, quanto anche una certa cultura che viene da molto lontano, da qualche decennio fa, che è stata del lascia fare e del lascia passare, che ha disinnescato ogni concetto di regola, e oggi la paghiamo. E questo lo risolve nella opposizione, nella maggioranza, è un processo lungo, sul quale però si entra dando delle parole chiave, cominciare a dire i sì e i no. Ecco perché a me piace che il forum delle famiglie sia protagonista, perché poi alla fine chiunque è l'assessore, chiunque è il sindaco, se non si riporta la famiglia al centro e anche gli si dà un ruolo importante, non si è fatto niente. Grazie a Giuseppe Cecchinelli, grazie della testimonianza, grazie a Barbara Bennati, grazie all'assessore Luciatanti, grazie a Piero Franchini, ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima.